Ciao a tutti! Oggi prepareremo i quadrotti di sfoglia con zucchine. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono pasta sfoglia, zucchine tagliate a pezzetti, olio evo, sale, pepe, noce moscata, uovo, parmigiano grattugiato, pecorino grattugiato, aglio e latte per spennellare la superficie. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'aglio e l'olio. Ed insaporire per 4 minuti, 120 gradi, velocità 1. Togliere l'aglio dal boccale. Aggiungere le zucchine. E tritare per 10 secondi a velocità 5. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il sale, la noce moscata, il pepe e cuocere per 12 minuti, 100 gradi, velocità 1. Lasciare raffreddare. Le zucchine si sono raffreddate, aggiungere l'uovo. Il pecorino. Il parmigiano. Ed azionare il bimby per 30 secondi. A velocità 4. Il composto di zucchine è pronto, mettere momentaneamente da parte. Abbiamo preso la pasta sfoglia, bucherellare il fondo con i rebbi di una forchetta. Versare il composto di zucchine sulla base. E livellare bene. Posizionare sopra l'altra sfoglia. Spennellare la superficie con il latte. Con una rondellina ricavare i quadrotti. Se lo gradite, spolverizzate con i semi di sesamo o di papavero. Cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 25-30 minuti. I quadrotti sono cotti, lasciare intiepidire prima di servire. Quadrotti di sfoglia con zucchine. Grazie e alla prossima ricetta!